Gli iraniani hanno ammesso di aver abbattuto l'aeroplano ucraino dopo giorni di forti ed intensi sospetti, perché la coincidenza vuole che l'abbattimento dell'aereo si realizza giusto il giorno dell'offensiva della ritorsione iraniana contro i nordamericani. Gli iraniani, quindi, vi stavo dicendo, hanno dovuto ammettere la propria quota di responsabilità nell'uccisione di 175 persone, credo, inclusi forse gli appartenenti all'equipaggio stesso dell'aereo. Naturalmente, io mi sono domandato fin dal primo giorno come mai non ci fossero stati dei tentativi di vendetta a questo gesto, come mai Donald Trump non abbia preso delle misure al riguardo, come mai, non so, si diceva che erano studenti canadesi, come mai nessun paese abbia voluto punire, Iran per questo scellerato errore. E poi sono venuto a sapere che gli studenti erano, e i viaggiatori, dei turisti e degli studenti iraniani persi. Quindi in pratica i missili hanno ucciso dei cittadini iraniani. E adesso bisogna comprendere che cosa è successo realmente. Le milizie dei Pasdaran, che sono la guardia islamica della Repubblica iraniana, sono armate con dei missili terra-aria, terra-terra, delle milizie. Ma fino a questo momento si credeva che i Pasdaran fossero delle milizie soltanto per proteggere gli appartenenti al partito politico. Invece hanno un vero e proprio esercito, che è indipendente dall'esercito regolare. E qui lancio un parallelismo, un po' come le SS di Erich Himmler, che erano la polizia segreta e politica del regime nazista, del Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori Tedeschi, aveva molte ramificazioni, tra le quali le Waffen SS, che erano diverse dall'esercito e divise ed autonome dall'esercito. Così i Pasdaran hanno un'aviazione, una marina, un esercito diverso dall'aviazione, l'esercito e la marina militari regolari dell'Iran. E c'è molta competizione tra di loro per il reclutamento di soldati, per l'accaparramento di fondi, il finanziamento, per le armi. E anche i Pasdaran sono decisionalmente autonomi dai quadri militari tradizionali. Ecco perché non solo custodiscono gli appartenenti al regime, i gerarchi, ma anche le basi militari. Già nel passato avevano buttato giù un aereo da caccia iraniano che era uscito da piani di volo e aveva sorvolato una centrale nucleare. Già c'erano stati incidenti di questo tipo. Questo aereo ucraniano era decollato da un aeroporto iraniano e siccome ha sorvolato, magari senza volerlo, perché non sta nelle cartine, una base nucleare iraniana, si è creduto che è stato un contrattacco nordamericano da una base militare ucraniana e lo hanno abbattuto. Ciò mi ricorda il caso
di Ustica, Sigonella e anche della Air Malaysia, abbattuto in Ucraina. Non si sa ancora da chi. Chi ci rimette è sempre la gente. Voi che ne pensate al riguardo? Adesso ci sono state forti manifestazioni a Teheran perché la gente non ne può più di questo pericolo che c'è nella suddivisione dei poteri militari fra Pasdaran e esercito regolare, militari regolari. Voi commentate sotto questo video cosa ne pensate e mi raccomando, condividete questo video affinché anche altri possano commentarlo e farmi sapere cosa ne pensiate. Se vi interessa questo argomento sui Pasdaran, sulla Guardia della Rivoluzione Islamica, eccetera, e raggiungeremo molti like e molti commentari in poco tempo, io ne farò un altro. Ma dovete dargli like o dislike a questo video, commentare e condividere affinché anche altri possano commentare questo video. Vi ringrazio di tutto, mi trovo fuori casa e adesso passerò a niente, lo taglio qua il video altrimenti viene troppo pesante. Ciao.